Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti in un video molto molto breve. C'è un passo della parola di Dio che si trova in Luca 12, ma non è l'unico, che dice che tutto viene alla luce. È proprio vero. Così come di Dio non ci si può beffare, alle volte non ci si può beffare neanche del popolo di Dio. E questo perché Dio, appunto, quando vuole, fa sì che tutto venga alla luce. Interessante notare. Sto facendo questo video adesso, l'ho deciso pochi minuti fa. E mi sono chiesto, ma valdrà la pena? Ho detto, ma sì, facciamolo come video di chiusura. Quello che voglio dire una cosa. Tutto viene alla luce, alle volte l'empio non viene palesato subito, ma sarà il tempo a palesare l'empio attraverso le sue stesse azioni. Questo è molto importante. Per esempio, sia la mia vita, diciamo, pubblica su YouTube, che qui a Roma, tutti quelli che centinaia di persone mi hanno conosciuto in questi oltre 20 anni, quanti sono venuti, soprattutto dalla Sicilia. Io ricordo, ero un giovinetto e venivano tutti questi fratelli dalla Sicilia, ma quanti ne sono venuti che stavano facendo quel militare? E io li andavo a prendere in caserma, poi li portavo nelle riunioni di preghiera. Insomma, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con tutti quanti i fratelli. Menziono la Sicilia perché, non so perché, sono sempre stato molto legato in maniera estremamente positiva alla Sicilia. E quindi tutto quello che io ho fatto è sempre stato pubblico, ma non solo sulla rete, ma anche qui a Roma, insomma, tutti quelli che mi hanno conosciuto, io sono quello che sono, cioè i miei difetti, tutti non li ho mai nascosti e tutto quanto. Però ho sempre cercato di curarmi bene, dall'essere ipocrita, cioè io sono questo, quando ho peccato è pubblico, sta lì, ho chiesto perdono e così via discorrendo, perché l'ipocrisia non sta bene, neanche nel mondo, figuriamoci dentro il corpo di Cristo. Però quando a un certo punto Dio dice basta e l'ipocrisia deve essere palesata, cioè tu non sei un figlio di Dio e Dio ti palesa, e permette che tu venga palesato e saranno le tue stesse opere, E con il metro che tu avrai misurato, sarai altrettanto misurato e pesato. Interessante notare che ci sono persone che praticamente quando commettono un peccato e questo peccato viene a loro rappresentato, guarda che tu hai fatto questo, normalmente un figliolo di Dio che ha commesso un peccato, se un figliolo di Dio ha peccato e chi non pecca, e lo fa pubblicamente, beh, la prima cosa che fai è chiedi perdono. Ma quando un figliolo di Dio che ha peccato gli viene rappresentato il suo peccato pubblico e molto grave e non fa neanche il minimo accenno al pentimento, è un empio. È un empio. E subito dopo ti metti a infangare le persone dicendo menzogne su menzogne su menzogne, mettendo in bocca parole a me e a chiunque, non abbiamo mai detto e io non devo dimostrare nulla di quello che ho detto dal momento in cui, come disse il Signore Gesù, ma scusate, quello che io ho detto l'ho detto davanti a tutti, è pubblico nel Tempio e così siamo noi figli di Dio. Io quello che ho detto l'ho detto pubblicamente. Ci sono più di 1000 video, chiunque può entrare e guardare quello che io ho detto nei video e qualsiasi persona asserisca il contrario di quello che io ho detto o voglia manomettere le mie parole, ma non, le persone non devono fare altro che entrare nel mio canale e vedere appunto se questo è vero. Anzi, delle volte mi sono anche reso disponibile
un eventuale confronto con determinate persone perché pensavo fossero figli di Dio, e in tutta risposta mi è stato detto che io non accetto il contraddittorio. Ma come non accetto il contraddittorio se mi sono reso disponibile per un confronto pubblico e tutto è registrato, per dire? E potrei proseguire per ore e ore e ore. E allora voglio concludere con poche osservazioni. E voglio fare un po' il presuntuoso, ma non per presumere qualche cosa, ma semplicemente per provocare. Quando Alessio Evangelisti fa il tuo nome per denunciarti, rallegrati, perché magari ci può essere speranza, ma quando Alessio Evangelisti non fa il tuo nome, non lo fa più, vuol dire che per te o non c'è più speranza, o non vale la pena, è meglio dedicarsi ad altri per fare il loro nome, che veramente. Perché vedi, affiancarsi ad Alessio Evangelisti per raggiungere qualche decina in più di visualizzazioni è sinonimo di mancanza di cervello. Perché chi si affianca ad Alessio Evangelisti lo deve fare per avere comunione fraterna, amore e basta. Perché chi cerca visualizzazioni, se è intelligente, non va da Alessio Evangelisti che c'è un canale piccolino piccolino, va da quelli più grossi. Capito? Ma non lo so se hanno capito. E allora stavo riflettendo come alcuni con la menzogna additano contro la mia persona. Mentendo ovviamente, però poi dopo mi rendo conto che quello che io vi ho detto è proprio vero. Ci sono persone che si trovavano in chiese di sana dottrina, chiese buone. Sono uscite fuori da queste chiese con delle pseudoscuse per unirsi nelle case. E gloria a Dio per tutti i fratelli che si uniscono nelle case, non gli empi, per unirsi nelle case e farsi una propria setta. E in questa setta magari portare l'antitrinitarismo. E guarda caso, com'è piccolo il mondo, che tutto è pubblico. Ci sono persone che a un certo punto uno pensava fossero fratelli. Sono usciti fuori degli empi veri e propri che attaccano la mia persona, non potete capire in che maniera, semplicemente perché io amo i miei fratelli e se qualcuno torna a Cristo io lo amo anche come amo già i, noi amiamo anche i nemici, figuriamoci uno che torna sui suoi passi, ma loro odiano questo e quindi si scaraventano con tutte le loro forze contro la mia persona, però quando vengono invitati da queste sette che si riuniscono in casa a predicare, dove ci sono personaggi come, vi ricordate, Alessio l'ex gay, oppure quell'altro amore, tutt'amore, Catania, missione amore, tutti antitrinitari. Che fanno parte di queste case, che sono antitrinitari, quando vengono invitati lì, non solo ci vanno a predicare, ma non li denunciano come antitrinitari, però riversano tutta la loro cattiveria nei confronti del sottoscritto mentendo, mettendo parole nella mia bocca che non sono vere, ma ripeto, basta entrare, entrate nel mio canale, amati, e vedete se le cose delle quali vengo accusato corrispondono a quello che realmente io ho insegnato e continuo ad insegnare in questi 12 anni. Quindi torno a ripeterlo. Fate attenzione quando andate nelle case, perché la differenza fra il locale di culto esterno e la casa è che il locale di culto esterno sai già a quello che va incontro. Se è una buona chiesa o se non è una buona chiesa, quando vai nelle case puoi trovare sì il buono, perché ce ne sono tanti buoni che seguono anche questo canale,
e ci sentiamo e ci amiamo, ma trovi anche il cattivo l'empio che non ti dice di essere un antitrinitario o quello che sia. Luca 12. Tutto viene alla luce. Torno a ripeterlo. Un'altra differenza che c'è tra me e voi è che io, a parte fare qualche ricerca, i video non li guardo. Per me il discorso è chiuso. È proprio vero quel sogno che ho fatto sul cagnolino. Come si è avverato? Ah, io quando dico che faccio un sogno o ho una visione, l'interpretazione può essere sbagliata. Ma se io dico che ho fatto un sogno, il sogno io l'ho fatto per davvero. Perché io non vado all'inferno per una mera menzogna. Dio ti benedica. Video improvvisato. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. Chi ha orecchie per ascoltare, ascolti la verità, e chi ha occhi per vedere, veda. Maranatha, quando il Signore suonerà la tromba, i bugiardi non erediteranno il regno dei cieli. Shalom.